Amici di Pupi, abbiamo appena visto i reclami e le polemiche della zona in via Carmignola e siamo qui proprio con l'assessore Antonio Lisbino. Cosa si sente di rispondere a queste persone? Voglio brevemente riassumere tutto quello che è stato l'impegno dell'amministrazione comunale che io rappresento in quanto delegato ai lavori pubblici. In effetti circa 4-5 giorni fa siamo stati allertati da un signor Di Girolamo, il quale è un nuovo residente di via Carmignola, dove metteva in evidenza una serie di problemi nella sua proprietà, cioè circa la fuoriuscita di acqua dalla vasca set, dalla vasca di ispezione all'interno della sua proprietà. Noi immediatamente, con tempestività, subito abbiamo allertato attraverso l'articolo 23 la somma urgenza, abbiamo dato l'incarico a una ditta affinché potesse andare subito sul posto per mettere in evidenza il problema e il quale problema poi subito portarlo a compimento per metterlo in funzione, per togliere il disagio che il cittadino ci aveva posto. Praticamente la ditta incaricata dall'UTE, dall'ufficio tecnico, insieme ai tecnici comunali, si sono recati sul territorio e in effetti hanno fatto un primo sopralluogo, hanno fatto la prima ispezione dei pozzetti. Ci tengo a precisare, in quella strada l'amministrazione comunale circa 3 anni fa si è impegnata ad allargare quella strada, ha fatto la nuova rete fognaria che non c'era e di conseguenza, siccome ha un problema di dislivello di quote, cioè significa che una parte di via Carmignola va a scaricare su via De Chirico e un'altra parte va a scaricare su via Parini. Questo perché tecnicamente all'epoca, quando hanno preso i rilievi, i tecnici hanno reputato opportuno dare una doppia canalizzazione delle acque reflue. Il problema dove sta? Il problema sta in questo, che in effetti in quella strada dove si sta ponendo il problema oggi, esisteva, non so come e quando, perché agli atti dell'ufficio tecnico, i tecnici dicono non ci sono atti, c'è una vecchia fogna di cemento. Quindi con ciò le cose stai insinuando? Lì c'era un tratto di circa 70-80 metri di una fogna fatta non si sa come, dagli atti non risulta. Quando l'amministrazione comunale ha rifatto la nuova rete fognaria, per effetto di questa doppia canalizzazione delle acque, come le stavo dicendo poco fa, praticamente i residenti in quella zona, come mi dice il direttore dei lavori della ditta, preferirono quella vecchia fogna di non farla eliminare, ma bensì lasciarci un tombino di ispezione. È proprio quel tombino che oggi se ne sta parlando. Un tombino di ispezione lasciato su richiesta, così fatto in maniera bonaria ai cittadini, perché quando una ditta sta sul posto cerca di avere un buon rapporto con tutti quanti. Che cosa è successo oggi? Dalle relazioni dei tecnici che ci hanno fornito si evince che questo vecchio tubo di cemento armato di diametro insufficiente è stato sovrapposto davanti un tubo più grande per dargli una maggiore flusso. Questo significa che dopo anni, per tanti detriti all'interno e cose, si sarà otturato. Quindi in pratica la vecchia fogna deve essere eliminata a questo punto, come fare? La vecchia fogna va eliminata perché in quella fogna non c'è nessuno che dovrebbe scaricare. Tutti, attraverso, ripeto, l'ordinanza che il responsabile dell'ufficio tecnico ha preparato e il sindaco ha firmato, mi risulta stamattina, gli specifica dove ogni cittadino deve scaricare le proprie acque reflue dalla propria abitazione. Quindi è l'ufficio che indica ai cittadini dove devono canalizzarsi. Questo è quello che è successo in quella zona. Quindi, amici di Pupia, per il momento può bastare. Pupia, la tua informazione.